dovessi cercare di rappresentarmi questo periodo con un simbolo, con un oggetto totem di questo momento, mi rappresenterei l'iPhone, il telefono cellulare con tutto dentro, insomma, con internet. E con tutte le relative funzioni, insomma, perché siamo riusciti a sintetizzare in una piccola cosa portatile, tascabile, tutte le funzioni tecnologiche della nostra epoca, insomma. Tutto quello che è il risultato di tutto un processo, no? Di creazione di strumenti tecnologici, che si sono sempre più ridotti di volume, pensiamo al telefono, pensiamo alla macchina da scrivere, pensiamo alla calcolatrice, pensiamo alla macchina fotografica, pensiamo alla televisione, pensiamo al registratore, pensiamo a una telecamera, a tante altre cose, pensiamo al computer, insomma, no? Tutte queste cose le troviamo riassunte in un singolo oggetto, con il quale riusciamo a comunicare, ma attraverso il quale siamo anche continuamente raggiunti e informati dal mondo in tempo reale, in tutto quello che avviene nel mondo e nello stesso momento. In tempo reale sappiamo cosa avviene nel mondo, siamo contattabili in ogni parte dove ci troviamo e possiamo comunicare con tutto il resto del mondo, possiamo mandare informazioni, fotografie, messaggi, tutto. E allora questo è lo strumento che poi è diventato uno strumento a disposizione di tutti. Non c'è strumento come questo piccolo oggetto tascabile che ormai sta nelle tasche o nelle borsette di tutti, che sia posseduto da chiunque in ogni latitudine del mondo, con ogni livello, diciamo, di disponibilità economica possibile, al più povero, al più ricco, al bianco, al nero, al giallo, quindi ogni razza, ogni ceto sociale, ricco, povero, non c'è povero che per quanto povero, insomma, sto pensando ai Vucomprà, sto pensando ai neri che stanno fuori a chiedere la carità, insomma, fuori dai magazzini, dai grandi magazzini, che non dispongano di un cellulare, insomma, e che non trovino i mezzi per farsi evidentemente una ricarica, insomma, no? E non c'è luogo dove questo strumento non viene estratto, consultato. Si cammina guardando il cellulare, si viaggia in treno, da qualsiasi parte, guardando il cellulare. E si visita attraverso il cellulare, insomma. Ormai la visita, anche alla città, al monumento, a qualsiasi cosa, è riprendere attraverso il cellulare se stessi per far vedere che si è stati in un posto. Quindi non c'è strumento che coltivi di più il nostro narcisismo, cioè far vedere che ci siamo in quel posto. E se voi osservate, come è capitato anche a me di osservare l'ultima volta che sono stato a Venezia, anche nei luoghi, diciamo, nella piazza più bella del mondo, nel Tramonto, da Rialto, cioè certi spettacoli,
Beh, sembra che l'attenzione per lo spettacolo sia importante per riprendere se stessi accanto allo spettacolo, insomma, non c'è quasi più la sorpresa dello spettacolo, il vivere il momento, ma il dimostrare che si è stati attraverso questa nuova macchina fotografica, questo nuovo mezzo, insomma, no? Di poter, attraverso questo, poter dire che là siamo stati, farci vedere, farci fotografare. Insomma, il massimo del narcisismo e il massimo della riduzione dello spazio intorno, no? Questo spazio che è ripreso, ma che non è vissuto. E questo isolamento che questo strumento ci pone. Per cui capita spesso, capita frequentemente di vedere gruppi di persone, persone che stanno insieme, ognuna impegnata con il proprio cellulare ad agganciarsi alla propria parte di mondo che non è quella che gli sta accanto in quel momento, no? È continuamente portato fuori, portato verso un'altra realtà. A me è capitato viaggiando in una macchina, insomma, in cui si viaggiava in più persone che non si conoscevano, di essere accanto a una ragazza che aveva addirittura due cellulari, insomma, con una ascoltava in cuffia e con l'altra mano trafficava. E per tutto il viaggio, come dire, non c'è stata la possibilità di dire una parola. Ognuno è rinchiuso in questo guscio. Ma siamo passati da questo guscio che è stato nel Novecento l'automobile, no? Che ci ha trasformati, che ci ha fatto diventare altri. E adesso il guscio è ancora più virtuale, non c'è più la corazza d'acciaio che ci protegge, ma c'è questa attrazione, no? Tra questo oggetto e chi lo guarda, no? E si vede che chi guarda questo oggetto è continuamente assorto, con la testa in giù, insomma, no? Che cammina guardando questa cosa, o che si ferma per usare questa cosa, che è continuamente interrotto nelle conversazioni, in tutto quello che fa in ogni momento della sua vita da questo oggetto, no? Tanto più che diventa esasperante in certe situazioni. Quando, non lo so, insomma, quando magari l'idraulico viene in casa vostra e per fare un lavoro vedete che voi sapete che vi calcola il tempo, ma nello stesso tempo è interrotto 50 volte in mezz'ora dal telefono che squilla in continuazione. Allora vi chiedete, ma che cavolo fa? Come lavora, insomma, no? Oppure dal medico, insomma, no? State parlando, gli state raccontando qualcosa, insomma, di importante per voi, eccetera, insomma, e questo telefono squilla in continuazione. Quindi questo cellulare che in ogni momento della nostra vita ci raggiunge, no? E soprattutto nei più giovani, insomma, diventa uno strumento simbolo, un qualcosa che, perché poi entra nella vita già quando si è molto piccoli, insomma. Da bambini di 2 anni, 3 anni, no? Manovrano questo oggetto, no? Che è diventato qualcosa di molto intuitivo. Quindi, insomma, ancora più facile da usare per i piccoli che non per i grandi, insomma, no? Per i vecchi. Forse alcuni vecchi ancora si salvano, ma anche loro non tanto. Allora questo è diventato lo strumento simbolo, lo strumento anche della globalizzazione, insomma, no? Per cui quando si pensa al mondo globale, si pensa di voler reagire ad un mondo globale, c'è da chiedersi com'è possibile pensare di tirarsi fuori da un mondo globale quando le cose più importanti di questo mondo, la comunicazione, e poi è anche il denaro, quindi attraverso questo strumento si fanno affari, no?
c'è chi ci gioca in borsa, c'è chi maneggia denaro in continuazione. Ecco, quando le cose più importanti di questo mondo viaggiano senza barriere e senza confini, è in tempo reale. E sono accessibili dalle tasche di tutti in qualsiasi momento. Quindi quando pensiamo a tirarci fuori da un mondo globale o a fare marcia indietro da dove siamo arrivati, c'è da chiedersi com'è possibile anche solo pensare a questa cosa qua. Il mondo globale è già dentro di noi. È l'informazione che abbiamo in ogni momento, è la comunicazione che abbiamo in ogni momento. Ma allora, insomma, disponiamo di mezzi che ci danno la possibilità di avere il massimo di comunicazione, però viviamo in un mondo, siamo ridotti a vivere in un mondo in cui la comunicazione diventa ridotta ai minimi termini, quella reale. E per la comunicazione reale parlo della comunicazione che riusciamo a fare con la persona in carne ed ossa che sta vicino a noi, a come ci rapportiamo con il mondo reale che abbiamo vicino, perché quella, volenti o nolenti, per quanto siamo cambiati e stiamo cambiando antropologicamente dentro di noi, ma l'altro è di cui abbiamo bisogno, che c'è indispensabile, che, con cui ci dobbiamo confrontare e che ci può dare sapore nella vita, è l'altro che abbiamo accanto di volta in volta, quello vero, quello in carne ed ossa, quello di cui riusciamo a leggere lo sguardo, riusciamo a capire i gesti, quindi tutto quello che di non verbale, di non scritto ci mostra l'altro vero che abbiamo davanti. Allora, o questo strumento ci avvicina e ci rende più possibile stare con l'altro in maniera reale, oppure questo strumento ci allontana dall'altro reale per metterci a confronto con un altro virtuale o con noi stessi, perché sempre di più vediamo noi stessi in quello strumento, insomma, no? Ci rappresentiamo come vogliamo, ci mostriamo, ci guardiamo. E allora questo ci allontana dall'altro reale. E diventa anche il prototipo, insomma, il modello di l'immagine di un'era in cui il narcisismo sta diventando estremo. Noi vediamo solo noi stessi, fondamentalmente, nonostante tutto quello che proclamiamo, nonostante tutto quello che si dice, ma l'oggetto della nostra attenzione diventiamo sempre noi, il nostro corpo, il nostro modo di apparire, la nostra rappresentazione, quello che abbiamo mangiato, come abbiamo dormito, il piatto, la cucina, gli oggetti, quello che abbiamo comprato, dove siamo stati. Ovviamente, qualsiasi cosa e qualsiasi strumento è ambivalente, no? Può essere il massimo del buono, del bene, può darsi il massimo di utilità. E non c'è dubbio che il cellulare sia uno strumento dalle potenzialità infinite, ma può darsi anche il massimo di negatività, chiamiamolo in qualche modo, quando ci sollecita a esasperare questo aspetto narcisistico che è tipico poi della nostra epoca, insomma, no? Quando ci impedisce
accorgerci di quello che ci sta seduto a fianco, insomma, no? Di dialogare con lui, di avere la curiosità di conoscerlo. Quindi questa ambivalenza che temo si stia spostando verso gli aspetti più negativi che non potenziando quelli positivi. Anche perché, come dire, se dovessi pensare a uno strumento, per le ragioni che dicevo prima, per le considerazioni che ho fatto prima, che ci possa permettere, cioè a un qualcosa che ci possa far trovare insieme una via di uscita alla crisi generale che stiamo vivendo, crisi di tutto, insomma, ma siccome non siamo più capaci di trovare una strada per una soluzione in qualche modo dei nostri problemi come genere umano, cioè non siamo più capaci di accordarci intorno a una visione del mondo, a una strategia che ci permetta di vivere in pace e di continuare a vivere in questo mondo che stiamo distruggendo, come ormai riconosciuto da tutti e come ormai anche nelle analisi degli incontri che sono stati fatti, mondiali, dei vertici, eccetera, per risolvere i problemi dell'inquinamento, del surriscaldamento, che falliscono sempre. Allora, se dovessi pensare a uno strumento con il quale un grande fratello buono, diciamo così, che abbia una visione intelligente del mondo e che potesse in qualche modo fare arrivare il suo messaggio a tutti e attraverso questo messaggio condizionarli positivamente, non potrei pensare che al cellulare. Questo per dire che questo strumento potrebbe essere anche quello che in questo momento diciamo, la tecnologia ci mette a disposizione per una possibile salvezza, uso una parola grande, dell'umanità. Insomma, un qualcosa che un grande fratello buono potrebbe fare per condizionarci in maniera positiva, per indurci a non consumare più del necessario, per esempio, per indurci a una vita più sobria, almeno nell'Occidente, per indurci a dei comportamenti più umani, per indurci a essere più solidali, ecco. Parlo di un grande fratello buono, anche se non così, rimango pessimista sulla possibilità che si possa trovare, che possa emergere sulla scena mondiale un'entità che abbia effettivamente a cuore il benessere generale, insomma, del mondo e non il benessere della propria singola nazione, stato, realtà, insomma, no? Che si possa arrivare dove non è arrivato l'ONU, dove non sono arrivate altre organizzazioni mondiali che dovevano avere a cuore, diciamo, il progresso e il benessere dell'intera umanità. Ma questo è diventato l'unico strumento, secondo me, e potrebbe essere addirittura, in questo senso, ma parlo in maniera molto utopistica, uno strumento anche di salvezza. Di salvezza parlo in generale. Forse sarà destinato ad evolvere ancora di più, non so, diventare, non lo so come, ma insomma, ad evolvere ancora di più. Sta di fatto che invece noi lo stiamo usando, secondo me, nel modo meno interessante, meno utile. Lo stiamo usando per coltivare il nostro narcisismo, per
E quindi per potenziare il nostro malessere esistenziale, perché non possiamo vivere senza l'altro e non possiamo neanche pensare a un altro che sia un altro soltanto virtuale, un altro come proiezione di noi stessi, come esteriorizzazioni di quelle che sono le nostre istanze. Dobbiamo pensare a un altro che sia un qualcosa di altro, di reale, ma di diverso da noi, che ci metta in un certo senso in crisi, che ci costringa ad un confronto, che ci impegni a comprenderlo. Un altro che sia in carne e ossa, non immaginato in un piccolo schermo.